Non è già iniziato. Stai aspettando che qualcuno guardi? Posso provare io? È la nona apertura. In questo caso è un gioco di numeri, però rappresenta le mie 9 vittorie. Sì. Oggi praticamente siamo stati a Cartoon Comic e... Che cazzo? Almeno una volta lo volevo fare. Praticamente, inaspettatamente con la mia armatura, che probabilmente avrete visto in tanti, sia Cartoon Comic che non, ho portato infatti l'armatura di quasi, penso 90 veramente chili, perché avevo fatto i conti matematici quella volta, della categoria Warden di Per Honor. Sono stato premiato come miglior fantasy. Io non posso capire com'è la logica, ma poco importa, ho Perché? vinto. Quale logica? Scusa, miglior Per fantasy. Honor è un videogioco un po' più reale che fantasy. Fantasy di solito da solo mi viene in Beh, mente. però è sempre medievale. Medievale è un pochettino sul fantasy, diciamo, Hai ragione. Ah, dimenticavo, benvenuta al mio canale no? Che non TG591. è un canale, è una Oh. Eh live. sì, ma questo video verrà poi caricato sul mio Vabbè, allora canale sì. TG591, per cui ciao a tutti di nuovo, sono TG591 e... Come mi chiamo io? Vabbè, Warfred. E in questo momento, benvenuto in questa live Facebook, che verrà poi, come dicevo prima, caricato su YouTube. Come potete letto nella sottodescrizione sotto, voglio commentare con voi, voglio condividere con voi la mia felicità di aver vinto la mia nona vittoria in questi anni di cosplay. 8 anni, se parliamo di livello passionale, poi a livello professionale saranno 3 anni, che proprio ci punto a livello dei dettagli e tutto. Infatti, la prima vittoria, ricordiamoci che è stata Guess Week, una roba che io mai. No, nonna Vittoria, lasciando anche dietro un po' del tuo sangue. E questa vittoria l'ho vinta col miglior Fantasy. Fantasy, Fantasy. miglior armatura No, fantasy, non miglior sono Fantasy sicura. con la mia Miglior armatura di fantasy. Prono. E come poi più sotto questa descrizione troverete il link della mia esibizione e anche della premiazione. Eh beh, sì. E che dire, vi mostro i prodotti che la compagnia Epico che ha... No, Sponsorizzato punteggiato, l'evento. diciamo, Organizzato organizzato l'evento. queste gare. Qui voglio ringraziare tantissimo la loro compagnia perché poi le giornate passate con loro sono veramente sempre belle e divertenti. Da punto che io vado sempre tanto da loro che appunto si è creato uno slogan con Cinco! Olè! E praticamente vi mostriamo i prodotti. No, a me non mi hai vinto. No, lei la pazienza. Di sopportare uno come me. Tutti dobbiamo avere la pazienza con tutti, non è che... Allora, non ci la scarica e fa vedere meglio. Guarda la luce, bella, eh? Bella, vero? Gli occhiali da sole ce li ho aggiunti. Che mettiamo splendente. E praticamente, vi mostriamo i prodotti che abbiamo vinto. La prima cosa che voglio Tu hai vinto. buttarvi è... Ottimo! E praticamente Andrea, che è un altro cosplayer amico, qui c'è una pagina Facebook, lo metterò sotto, crea anche lui uno dei personaggi di For Honor. Magari nascerà anche magari un progettino, non si sa mai. E vi mostro la prima prodotto della vittoria. Gentilmente offerto dalla terza era, praticamente. Abbiamo l'anello di... Del Signore Signore degli degli Anelli, Anelli. proprio un'edizione da collezione. Sì, proprio un anello da collezione. Praticamente. È un bell'anello. Sì. Questo lo vedrete così, ma dopo cercherò di speculare su YouTube. Ma sì, ma comunque si Sì. capisce. E vediamo com'è dentro. Bella la scatola. È vuoto, ci hanno ingannati. Ah, la Samantha ti dice grande ginco.
Ragazzi, no, praticamente ho vinto questo cartoncino. Grazie Samantha. Un anello per domare, un anello per trovare, un anello per gemire, nei bugi incatenarli. No, non lo dici. Dov'è? Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli. Cazzo! Incatenati da so. Ah no, è vero, tu non. Io adesso rimango in casa. Vabbè, vai. Non c'è niente. Come non. Stavo scherzando. Questa è la confezione. È spettacolare. È È proprio. bellissima, c'era questo nella scatola. È molto utile e versatile. Sono emozionato, cioè. Non me l'aspettavo di vincere la categoria Fantasy. E soprattutto un anello del Signore degli Anelli, cioè è Questa è la bellissimo. catenella da metà collo, quello che dovrebbe usare Frodo, se non ricordo male. Sì. Qui dentro c'è le incisioni. E Magari vai un pochettino indietro. anche davanti. Anche dai. Potente, potremmo cattarci un cotto dito. Via. No, è più bello sotto forma di collana per me. Dalle un bacio come premio. Non ho. Ah, ok, vieni qui, Luca. No, io a te ti devo dare il bacino a stampa. Per magari chi non mi conoscesse bene, io ho appena scusate. No, fidanzati, però sì, promessi. Vabbè, insomma, È una lunga storia le della nostra nostre. relazione. Oh, belli! Praticamente, Vabbè, comunque. magari è il mio turno di. Che poi, anche un'altra cosa che proprio, ve lo dico proprio per anticipo. Guarda caso, io intanto mi sto riprendendo a giocare a questo. E qui non so se la coincidenza è tale, ma. L'ombra di Mordor. Che stampo con la lingua? Non è un video porno, E Samantha. qui guarda caso la coincidenza che io ho iniziato a riprendere questo. E poi abbiamo l'anello. Coincidenza? Ok, non credo. Praticamente questo qui lo darei più che altro per. Se avessi un manichino con una testolina ammazzata. Dovrei averla una. Cosa, la testa mozzata o il Sì. manichino? Ah sì, la testa mozzata c'ho. Praticamente. Dopo, Samantha. Praticamente. Mi mostro gli altri prodotti dei premi che mi hanno dato in questo momento. E praticamente. Io vado un attimo dopo. Dai, vieni qua. No, aspetta, sono E fermo. allora. C'era, tutto questo c'era in questa sacchettina che io ho svuotato per comodità mia. C'era un comico e tutto, niente. Ma che c'era dentro un bel po' di roba, c'era. Questo. Cazzo, le tiro qualcosa. Fumetto, braccio inedito rubato. Quella di fumetto. Interessante. C'è alcuni argomenti, fumetto, disegni. Wow, proprio un bell'articolo, devo dire. Poi, cosa abbiamo? Cos'era? Uno Prezzo sconto. stand su un show 20% su tutti i prodotti ma originale. Chissà se Se è valido funziona. anche l'acquisto online, però vediamo. Poi. Ah, ok. Diabolic. Io il tasto lo prendo. È prima stagione questo. Sì. Questo è veramente interessante. Volevo recuperare i precedenti. Io sono aumenti diaboli, però. Sono più belli quelli in bianco e nero, secondo me. Poi non so. Buono sconto per accessare altri. Mica, hanno dato una barca di buoni sconti. Ah, c'era anche una maglietta del ramen. Non so che taglia sia, onestamente. Pistella. Bello. Dai, va bene comunque. Molto. È svenuta l'altra. Bello. Bravo, con lui. Finalmente hai un pigiama. Cosa abbiamo?
Sconto 10% nell'Euro Party Doll. Cazzo, potevo prendere la giacca magari per Van Helsing. Poi, cosa abbiamo? Altri sconti nel reparto Harry Potter. Cazzo, faccio bene dovrei prendere la burro birra. La burro birra. Sì, io non so che cos'è. Ah, ok. Poi cos'era? Fatto tanto stand F party 20, prendi con me, avrai uno sconto io su tutto acquisto, Funko Postmania. Io voglio un pappo con ogni tuo cosplay. E io voglio un pappo con i rubi. Anche le mie compagne mi dispiacerebbe onestamente. Chissà come sarebbero. Puccio di più. Poi, Sì, questo. un altro sconto. Fatto cambio per un 2017 spendibile. Spendi 100 euro. Dove lo leggi 100 euro? 7 euro. 10, 15. Oh. Poi abbiamo trovato questo qui per chi amante di Genville nell'ultimo capitolo. Poi c'è questa roba qua che devo capire questa roba. Vabbè, C'è comunque. dentro qualcosa. È una busta. Questo diciamo che l'unica cosa che mi ha tratto attenzione è che non ho aperto. Vediamo cos'è. Non fai prima a strapparlo con le mani. No, vedete, c'è prima in qualche modo così. Ok. Un cuscinotto. Robin Hood, eh? Di 14 maggio. Wow, un cuscinotto quello per pulire gli schermi. Vabbè. Robin Hood. Che poi, ieri, tralasciando che ieri, ragazzi, ricavoltai di recuperare con i crediti, ho fatto una divisione di Robin Hood. Non hai fatto proprio esibizione, era È una un parodia. con Abbiamo. altri. No, non sei riuscito a comprare oggetti che desiderava il nostro stand. Passa sulla nostra pagina ordine online e avrai un codice. Un codice codice. Ok. Contattaci e ciò per missione. Sempre trovato meglio. Non farlo se no, ho fatto lo stand proiezione mentale per catturare un altro omaggio. Snorla. La cartolina. È bellissimo. Fight c'è scritto. Adatto. Questo è spettacolare. Questa è una busta veramente carico. Cioè, davvero carichissimo. Non me l'aspettavo. Poi c'erano altre due cose che non ho ricevuto. Comprendo se la terra perché poi sono acquisti. Poi da recensione vi mostro due acquisti che ho fatto. C'era questo qui dalla. Come si chiamano quel titolo di presente? Fiù? No. Qualcosa che è un negozio online che vende articoli ad Ah, ok. hoc. Però è una gomma, credo. Sì, è una gomma. Non si mangia. Sì, è una gomma. Ho ricevuto una delle nostre tante scelte. Questo possiamo andarci. No, Luca, poi guarda che alcuni ci sono andati. Eh? Alcuni ci sono andati e hanno detto che è traumatizzante. Cioè, per me sarebbe Ma la traumatizzante. cosa più bella che io ho ricevuto è che mi hanno fatto tornare un po' studente delle medie. Naruto, il primo numero di Naruto a colori. Ma il primo numero è la cosa più bella del primo numero, cioè per Però questo. è carino quello, non dire. Ah, ecco, tu hai scelto questa pagina. Sappi che quello è un maschio però, eh. No, in questo momento è trasformazione femminile. I primi tre per la mia vita. Quindi se un maschio si trasformasse in una femmina per fare sesso con te, andrebbe bene, basta che abbia le forme di una femmina. No. Vabbè, comunque ho aspettato qui prima che mi fraintendono troppo. Fagli vedere questa scena. È colorato molto bene, devo dire.
Fin troppo, devo dire la verità. Poi le censure sono proprio lievi in questo caso. Non ci sono, a momenti c'è un capezzolo lì. Ecco, comunque ho detto lievi. Praticamente questa è un'altra cosa che ci hanno dato. E vi mostriamo i prodotti che invece abbiamo acquistato. No, c'è anche questo che ho Sì, perché trovato. cosa... Lasciatemi swing. Si chiama un portachiavi molto carino, devo dire, come design. Fatto Come mio? Però l'hai vinto tu. tuo. Come fate il portachiavi? Perché devo dare perché è una cosa carina? C'è un fasciolino, sei sicuro? Sì. Guarda che Allora bello. condividiamo qualcosa della nostra vittoria. Grazie, bacino. Non è un video porno. È una live. Abbiamo acquistato una cosa molto bella. Cibo. Il cibo è vita. Cibo. Ma io ho già cartoon comics. No, io. Cibo. No, aspetta. Al cartoon comics ho visto uno con uno o due sacchetti pieno di ramen. Cibo. Guarda che si Cibo. vede che lo prendi, Cibo. 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 Abbassati, c'è del cibo. Cibo. Poi. Pilla. Ma soprattutto. Bacchette. Non ci mangia. Ma la cosa più bella per me è che dopo tanto tempo. Ricordate l'autore che ha fatto School Deed? Che io sto aspettando che vada avanti con quella serie. Ma questo qui è un preannuncio di una seconda stagione di Stranger Things! Ha preso l'11 e il 12, che sono gli ultimi due numeri usciti in questi due mesi. E da quanto so, praticamente è dopo il ciclo dopo l'analisi del killer. Questo qui è stato un bel acquisto per me perché ho disperato, ce l'ho fatto dopo l'esibizione, dopo la vittoria, cazzo, stavano chiudendo. Ringrazio Supergroup di Porta Genova che mi hanno. Anche se stavano chiudendo mi hanno venduto lo stesso. Sai che ha? Devo dire la verità. Questa vittoria non me l'aspettavo. Oddio, potevo aspettare magari che potessi vincere magari qualcosa, ma. Diciamo, aspettarci in modo invano. Poi quando mi hanno chiamato, quando veramente mi hanno chiamato per la vittoria, io ero come la prima volta a Games Week, la vittoria del 2015, come miglior cosplayer europeo. Cosplay assoluto era. Meglio ancora. Qui, vediamo, 14, 15, 16, 17. E qui tengo ancora per altri 2 anni. Da 5 anni c'è l'assoluto. Sì. Sì. No? Tentativo di riconnessione. Praticamente. Sono andato spaesato perché. Lo dico la verità. Come dicevo prima, non me l'aspettavo, ma. Il motivo principale per cui io non me l'aspettavo è uno solo. C'erano tantissimi cosplayer bravi. Vabbè, quello sì. Poi abbiamo visto una mini Sakura veramente Era cioè. bellissimo. Oh, quando si è esibita, io ho fatto il video, però senza farmi vedere da Francesca, perché io sono donna dura. Mi sono messa a lato e mi è scesa una lacrimuccia. Era Era troppo bellissima! bello. Poi c'erano altri cosplayer, come quelli di Diablo, quello che ha vinto anche Novegro, hanno vinto anche questa volta, Capuossa ha Vabbè. vinto, Che che è famoso bello, per il sono suo bel delicata. pelucca. Poi boh. Ha vinto molte impressioni di Adin stavolta, devo dire. E beh, là il gruppone. Sì, no, ma dicevo proprio vari gruppi. Perché stavolta sono stati molto. Devo dire, sparsi le premiazioni rispetto a quella che era successa a Novegro, che era praticamente più Overwatch che altro. Vabbè, meglio così, Questa cosa mi è insomma. piaciuta. Poi Poi. quel gruppone Disney mi è piaciuto troppo, Quale? eh. Il gruppone Disney, quelli con i sessi invertiti. Ah sì!
A me piace caverna. un casino malefico. Niente. Io vi rifaccio rivedere il premio più importante, che è l'anello. Aspetta, io l'anello, io una corazza. Un libro da combattere Sauro. Almeno io non sono ancora riuscita a finirlo di vedere tutto per un motivo o per un altro. Aspetta, però ho visto un po' la fine e tutto. Luca, oh, Luca, oh, io ti giuro, ma io volevo vederlo, ma non sono mai riuscita per un motivo o per un altro. Però in teoria, no, guarda che comunque mi piace, lo voglio vedere. Devo riuscire. Perché mi continuo a scusare con te? Ascolta. Luca, non sono un'enciclopedia No, come che tengo te. la mano. No, voglio prendere l'anello. Comunque, in teoria, se tu metti l'anello non risvegli Sauron, quanto ho capito. Però mi sembrava di ricordarmi che fosse così, no? Attire la sezione dell'occhio di Ah. Beh, fuoco. tu l'hai già messo parecchie volte, quindi guardati lo specchio. Ma metto qua per attivarlo. Ah. Ma tu l'hai. No, va messo comunque in un dito. Va indossato in una mano, Le condizioni sono due: un dito medio e va fanculo. no? Tu li dici ogni giorno, quindi l'avrei svegliato più volte. Cioè. Questo è l'anello. È una roba circolare, è un anello circolare. Non è un anello. Una roba circolare, Può diventare anche un triangolo. Cose strane. Cioè, si connettono alla diretta, tu non stai parlando, ma stai facendo le cose. Questa, come dicevo prima, è l'anello di Signore degli Anelli. Paolo, mi sa che era proprio dalla trilogia prima, con la trilogia proprio La Compagnia dell'Anello. Ripeto, sono veramente contento. Ho vinto con l'armatura di For Honor, che è, diciamo, il mio primo cosplay per un project, per un Games Week che voglio presentare un'esibizione veramente particolare. Se c'è la possibilità di mettere il video sarebbe anche meglio, ma quella è secondaria ormai. Non ci resta che salutarvi perché sono praticamente le 21 e mezza e noi avremo anche fame. Questo qui è il mio premio. E niente. Per dire. Fedina Montemagno? Con Beh, l'incisione. però Tra poco cosa. l'incisione dragonesca con i nostri nomi. Ok. Sì, ci sta. Così. Capito. Va bene. Capito, fatto caso, cari. Incontro probabilmente si tratta mia proposta di matrimonio. No, ma guarda che parliamo quasi sempre di queste cose. Quindi non era una proposta. Ti vado a sposarmi? Ok. Almeno sai già la risposta. È ovvio. Ecco, non ci resta che salutarvi. Ringrazio il gruppo Epicos organizzativo. Voglio ringraziare alcuni cosplayer particolari. Qui metterò anche le creature della loro pagina come Viro Cosplay, Gabriele Gabo Valenti. Che c'è anche il giudice, mi caro. Sì, Sì, no, Viro no, Viro no, No, però Gabo mi sì. stavi avendo dei dubbi se No, Gabbo non non c'è. voglio dei dubbi su Viro. Ah, Per un ok. attimo. Poi vediamo un po'. Saluto Ukija Gamer, che ha fatto il cosplay di Shaman King, in cui ho dato un po' una mano io a livello tecnico. E che dire? Ci vediamo alla prossima puntata di Jingo 91, alla prossima live di Facebook. Sotto in descrizione troverete la mia pagina e tutti i dati che volete.
Anche per Chortle, e Chortle ha relato cartina Uki Gamer, e Chortle Ma degli amici Luca, cosplayer non che puoi dirgli cretino senza motivo. fa. Come No, si? ho fatto la rima. Eh? Vabbè, no, nulla, nulla. Dicono tu, ne? Wolfred. Vi salutiamo alla prossima live. Buon appetito. Buon appetito. No, non facciamo cose strane. Come? Sì. No, non. Ci vediamo, ciao a tutti, e Flash Rock! E seguitemi nei miei prossimi cosplay, ciao! Buona serata. E buona giornata perché io lo sto guardando di giorno O anche. buon pomeriggio. Che ho fatto una merendina con un bella, con una bella brioche. O buonanotte. Chi vuole vederlo di notte? Sì, buongiorno perché O sta facendo buon con la risveglio. giornata. Buon risveglio. Poi che altro? Buon pranzo, buona colazione, buona cena, buon Buon matrimonio, buon brunch. compleanno. Buon. E No, me non dico. penso che magari nel prossimo live, se volete qualche saluto particolare, penso di introdurre nei prossimi dirette live al canale YouTube. Ci vediamo e ciao a tutti!